got the power. Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono come sempre Capello99 e oggi siamo su Crash Bandicoot The Warped, nell'ottavo livello. Iniziamo subito con i livelli di Coco. Ah ok, arriva la faccina strana. Allora, Crash Bandicoot, ci incontriamo di nuovo. Uka Uka e il Dottor Cortex vogliono che ti dia una bella lezione. Bene, ho apportato alcune modifiche ai miei meccanismi da quando ci siamo visti l'ultima volta. Quindi arrenditi o muori! Ok, sì, me lo ricordavo molto stupido. Non così stupido, però. Ecco. Ma cos'è, tipo? No! C'era anche in Crash, non so se vi ricordate, tipo Crash quello là del il primo che hanno fatto per la PlayStation 2, quello là che aveva come scopo che c'era il fratello che tipo di Crash e bisognava ucciderlo, e c'è anche uno di questi livelli, però a volte non mi spara. Ok, devo distruggere tutti i cosi. Va bene, sì, devo distruggerli tutti, il problema è che io non riesco a vederli perché c'è l'HUD. Ok, adesso riesco a vederli, ma ce ne mancano tipo 4 su 7 se ci siamo. Bastardi, aiuto, serve la vita, prendi la vita, ah, uccidi. Ok, vai. Ok, vai. Manca solo uno. One nation, one station. Andiamo alla cassa. Ok, dai, dirigibile, dirigibile, dirigibile. Sì! E ce la fa. Incredibile, Coco. Corroderanno i denti. Quindi se li vedete gialli durante il video, oppure di un colore che non assomiglia minimamente al bianco, vi ho spiegato perché. Hell no tails! Dai, iniziamo a giocare a Crash Bandicoot! No. Ok. Dopo l'ultima disavventura che abbiamo avuto con quel livello, non mi piacciono i livelli in acqua. Però oh, ci dobbiamo attaccare. Specialmente se tipo non c'è una via contrassegnata in modo molto giusto. Ok. Va bene, va bene, va bene. Che cazzo è quel coso? No, 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 aspetta, oh. Oh, là, almeno voglio il checkpoint giusto del gioco. Voglio sfruttare sempre quello là del... Cazzo! Fanculo, mi ha anche annegato. Dingo, dai! Non so perché l'ho detto, però l'ho detto. Volevo ricordare Dingo Dai. E Tiny Tag, Dottor Tempo, non so come si chiama. Ah, ho visto un bel po' di vite là, ce n'erano 4. Cazzo. Oh! Lui rischia
Rischia e non va. Ok. Vabbè, le scatole non le avrò prese tutte, però poco frega. Ecco, te la fai a nuoto adesso. Andiamo anche così. Io non ci sono tanti. I tempi! Cazzo! Va bene. Come fare la gara di Crash? Con le moto. Il problema è che quelle erano più bastarde. È molto più tacche. Ma culo, io corro, me ne vado, scappo, H. Via. Madonna. Sì, cristallo. Fermo, salvataggio. Non mi faccio inculare le vite adesso. Ok, sfruttiamo i piccoli bug. Che no, bug del gioco o glitch o come cazzo volete chiamarli, basta che mi facciano andare avanti nel gioco. No, c'è Pirlo con l'ancora. Cazzo di burro. Porco cane, no. Mi sbaglio sempre il tasto. Vabbè. Che ce voglio fare? Andiamo. Va bene. Lo accetto. Ok. Cazzo! Devo imparare a sfruttare quella vacca di un cagnetto. Usarli più spesso, perché sennò dopo perdo le vite. Che bello, non prendo neanche le rampe, tipo non mi dà neanche l'animazione. Mannaggia! Peduncolo del pene di Giuseppino incappettato. Non so cosa ho fatto, ma l'ho fatto fottutamente bene. Oppure non so cosa sto facendo, ma lo sto facendo appuntutamente bene. E va. Oh yeah. Salviamo. Adesso c'è il livello segreto. Anzi. Scusate. Ok, adesso c'è il livello di... il boss. Sì, ma se la cazzo di Pepsi non si chiude... Cazzo, non ho tolto l'etichetta, dai, mettetemi il copyright, tanto ormai. Come si chiamava? Nitrogen. Boh, non mi ricordo. Comunque bello. Coco, che cazzo stai facendo? Sono io quello che devo uccidere i mostri, no dai. Allora, vuoi fare un giro? Quando tutto questo sarà finito, ti farò vedere io chi è obsoleto. È sto computer obsoleto. Se intendiamo di 3 anni fa. Cozzo, sto qua. Cazzo, devo imparare. Merda. Il problema è che è difficile giocare così. Cazzo, sì, che è difficile. Devo riuscire a rompere uno di questi cosi. Già. Questo ci mettiamo molto tempo. Oh no. Oh, io ci spero di ucciderlo con l'8%. E sarà una speranza. Sus.
però dai. Boia. Gliel'abbiamo rotti tutti. Dai. Mannaggia il cazzo. Dai. E la madonna, hai fatto cazzo di bloccarlo. E qua. Mi sa che andrà avanti per molto tempo. Ah, per tantino, eh. Ah no, non va avanti per tantino. Chi è che muore? Ti pareva? Seconda parte del boss. Ecco perché era di figli. Arema lurida. Era difficile, sì, all'epoca. Cazzo. Cazzo, sì che era difficile, era bello che tacchente all'epoca, boia, con un colpo di uccide adesso. Basta vedere la mia resistenza. E sto andando da culo, perché ovviamente sto perdendo e morirò male. Grazie, c'era. Come era fatto prima? Era più difficile, era più semplice, sì. Almeno un po' di vita, no, Quella per voi sconosciuta. Non è che avere domani i migliori di del mondo per questo. No, devo rigiocarlo assolutamente, perché sennò no. No, ciao, che ce la faccio. Però cazzo, è tacchentissima la cosa. Però beccargli la pancia mentre lui è in movimento con i comandi che sono fatti, no, non so neanche se per questo tipo di posizione, no, è fatto bene, però io non mi trovo tanto a mio agio così, perché devo rimanere a sparargli la pancia. Cioè, bisogna andare tanto a culo qua. Cioè, distruggerli prima le farà la cosa. Vai. Pazzo. Qua ce la vediamo molto brutta. Ecco il 2%. Tipo una presa per il culo. Ah, però ho distrutto quello là che lanciava tipo le gemme stupide. Ah, però ho ancora i razzi. 3. E sono molto. No, in realtà no, non lo sono tanto, però. Ok. Dai, 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 dai.
Però vaffanculo stavolta, salvo. Cazzo, sei difficile. Sì! Ti prego, basta! Madonna ragazzi, sarà difficile! Bazooka frutta! Mi sa che questo è bello! È divertente come la storia si ripeta. Ancora una volta NG non è riuscito a sconfiggerti. Per questo noi dobbiamo farcela. Che mal di testa. Certo. Non mi sento bene in questi giorni. Così la fine si avvicina. Già. Raccogli altri 5 cristalli e avrai sventato di nuovo il mio piano. Ora. Sì, che poi dice raccogli 5 cristalli e dopo mi avrai battuto. Non penso che qualunque nemico ti faccia ehi, coglione, ti mancano solo 5 cristalli e dopo mi avrei battuto senza nessuna facciamo che ma non va adesso, cioè tipo non me lo fa fare. Ok, ultimo mondo è quello spaziale. Che livelli abbiamo? Spazio. Un'altra gara con la moto, un indiano, uno con gli aerei e uno con i lo provo un attimo che voglio vedere come funziona il bazooka. Ti giuro, vedere bazooka frutta mi ha tipo tipo egiziano. Cioè lui se ne va in giro con il bazooka. Un po' dalla distanza. Madonna. Scusate se ve lo sto facendo vedere però. Sì, adesso cresce tipo un mostro. Vabbè, quindi spero vi sia piaciuta questa 8ª parte del gameplay di Crash Bandicoot Warped. Come sempre invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, a scrivere nei commenti, a mettere un mi piace alla pagina di Facebook che come sempre trovate in descrizione, e iscrivervi qua su YouTube e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! E il video è finito.